Wahey Kujo, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Dopo aver fatto quell'episodio extra che avete visto ieri, oggi continuerò la storia del post-game, ovvero quella di Zacian e Zamazenta. Abbiamo appena avuto a che fare con Brando Baldo e Scudo Baldo, e i due ci hanno detto che appunto apparteneva a loro di diritto ciò che avevano trovato, ovvero lo spada e lo scudo, anche se però erano dei falsi secondo loro. Cosa che non è vera ovviamente. Ad ogni modo dobbiamo incontrarci con Sonia nel suo laboratorio, dato che adesso è una professoressa a tutti gli effetti, e c'è la sua assistente. Professoressa Sonia, abbiamo un ospite. Ciao Link! Con quale velocità? È la tua assistente? Esatto, le mie ricerche si sono fatte piuttosto impegnative, quindi ora ho bisogno di una mano. Qui al laboratorio abbiamo preso in custodia le Desio Stelle raccolte dal Presidente Rose. La mia assistente si sta occupando di catalogarle. È veramente in gamba, sento di poter fare affidamento su di lei. Faccio solo il mio lavoro. Tu sei Link, il campione, vero? È un onore per me incontrarti. Ok. Comunque, vieni con me, c'è una cosa che vorrei mostrarti. Ricordi il rilevatore di punti energetici, vero? È un dispositivo che localizza i luoghi in cui si può verificare il fenomeno Dynamax. In altre parole, reagisce quando rileva un'elevata quantità di particelle Galar. E qui viene il bello. Quando eravamo con quei due tizi, il rilevatore si è improvvisamente attivato. Ma allora, proprio così. Ho pensato che potremmo sfruttare i rilevatori energetici per scovare il Baldo Duo. Io veramente pensavo che loro due fossero Zacian e Zamazenta, non quello che hai detto tu. Visti i loro nomi è un epiteto che gli sta a pennello, no? E poi è più facile chiamarli così. Tornando a noi, ho avuto un'idea geniale. Ho piazzato rilevatori in tutta Galar ed è finalmente giunta l'ora di... attivarli tutti! Con quale veemenza! Quel povero Rotomphone sta impazzendo. Posizione... Dove devo andare? Caspita, guarda qui! L'intensità del segnale è più forte di quanto mi aspettassi. Proviene... dallo stadio di Turfield! Il che in sé non è una notizia, visto che lo stadio è uno dei luoghi dove si verifica il Dynamax. Se non fosse per questi valori assolutamente fuori dal normale, non può trattarsi di Eternatus visto che lo hai catturato. Sospetto che il Baldo 2 c'entri qualcosa. Link, in qualità di campione di Galar devi indagare su questa storia. Ha fatto in modo che i dati dei rilevatori siano visibili anche sulla tua mappa città. Controllala quando ne hai bisogno. Quindi devo andare a Turfield. Ok. Boh, vediamo un po' se stanno dentro lo stadio. Sì, a quanto pare. Sembrerebbe. Ah, guarda chi c'è! Allora, Ginepro. Ah, guarda chi c'è. Oh, è un piacere vederti, campione! Che succede? Ma tu guarda com'è rilassato. La grandezza del nuovo campione supera perfino quella di un Pokémon Dynamax. Io e Ginepro stavamo facendo un incontro amichevole quando è venuto fuori da chissà dove un Pokémon Dynamaxizzato impazzito. Stavamo facendo evacuare gli spettatori e lo staff dello stadio. Gli spettatori dell'ala nord sono già tutti al sicuro, ma come avete sentito anche voi, Pokémon Dynamaxizzato è ancora fuori controllo. Grazie Hope, ci hai liberato di un peso. Sapevo che potevamo fare affidamento su uno sfida palestre brillante come te. Grazie. Anche se ho perso nel torneo delle semifinali. Ah, Link! Stavo inseguendo quei due tizi vestiti di rosso e blu e ho visto che si sono infilati nello stadio. Poi però è scoppiato tutto questo pandemonio e non potevo starmene con le mani in mano. Quindi, scusa, alla fine l'ho persa di vista. Quei due tipi sospetti che Hope stava inseguendo mi preoccupano. Ma ora dobbiamo trovare il modo di calmare quel Pokémon Dynamax imbizzarrito. È davvero un osso duro. Ci servirebbe l'aiuto di un campione come te, Link. Bene, entriamo nell'arena allora. Darò una mano anch'io. Pokémon non ha nessuna colpa per quello che sta succedendo, però non posso permettere che mi si rubi la scena. Hope, tu vieni con noi. In fondo sei fratello dell'ex campione. Lo farei volentieri, solo che non so quanto potrei esservi utile. Anzi, temo che finirei per essere una palla al piede. Non conosco bene tuo fratello, ma credo che se fosse quel tuo posto non si perderebbe in tutte queste chiacchiere. In compenso, però, si perderebbe facilmente tra le vie della città. Vieni, dai! Va bene.
Nonostante l'aria aggressiva, Ginevra è molto premurosa. Su, andiamo anche noi. Esatto, basta chiacchierare. Dobbiamo ridurre al minimo i dialoghi. Perché non serve. Oh, che si possa catturare? Sarina, mamma mia. Sì, ma stia calmina, signorina. Senti, se proprio vuoi, vogliamo fare una cosa veloce, allora guarda, vado in Dynamax, palla infuocata e... Nani? E solo metà? Il campo diventa infuocato, quindi le tecniche di fuoco sono più forti, ma gli altri non mi sembra che abbiano tipo fuoco. Non si può neanche catturare. Peccato. Tornata normale. Oh, revitalizzante. Bene. Se la ride. Per il momento la situazione sembra sotto controllo. È inutile. Sto Dynamax non riesco proprio a farmelo piacere. Non c'è proprio verso di farti cambiare idea, eh? Comunque, il Dynamax di poco fa era alquanto inquietante. Non c'era nessun allenatore a controllarlo. Il Pokémon stesso sembrava incapace di contenere la sua energia. Già. Di solito un Pokémon si Dynamaxizza quando reagisce a un polsino Dynamax. L'armonia tra Pokémon e allenatore era chiaramente stonata. Anche tu hai avvertito qualcosa di strano, Link? Non saprei. Già, la situazione è ancora troppo complessa per cercare di capirci qualcosa. Per esempio, non sappiamo nemmeno dove sia l'allenatore di questo Pokémon. Questa faccenda non poteva essere più misteriosa di così. Me ne occuperò io, terrò il Pokémon qui nello stadio per un po'. Ragazzi, il vostro aiuto è stato provvidenziale come la pioggia su un campo arido. Link, se dovessi avere bisogno del mio aiuto, chiamami pure quando vuoi. La card rara di Yarrow! Su, vieni con me, Sarina. Oh oh oh, avete dunque ammansito quel Pokémon Dynamax a quanto vedo. Oh 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 oh, un'impresa del tutto degna di un campione. Ah ah, bingo! Sapevamo che vi avremmo trovati qui. Ridateci la spada rovinata. Oh oh oh, mi spiace assai, ma non credo che vi appartenga. E anche se così fosse, non vi restituiremmo comunque nulla. Ma sentili, che nervi! Uscite di lì subito! Oppa, vagli a prendere. Chi sono sti due? Credevo che avessimo fatto evacuare tutti. Le regole della plebaglia non ci toccano. Siamo celebrità. Conformarci alla plebaglia è un reato. Ma cosa? Ad ogni modo, chi saresti tu di grazia? La tua acconciatura mi fa rizzare i capelli. E che dire del vestiario? Una scialba a cozzaglio di bianco e nero. Non credi anche tu, fratello? Due soggetti maleducati come voi meritano solo di essere ignorati. Tornando a noi, fratellino caro, sembra proprio che l'esperimento sia riuscito. Assolutamente, assolutissimamente. Anzi, la prossima volta dovremmo far Dynamaxizzare un Pokémon più potente. Assolutamente, assolutissimamente. Riusciremo infine a svelare la vera natura di Zacian e Zamazenta. Ho sentito bene. Zacian e Zamazenta. Esecrabile campione, sei avvertito. Armati di Dynamax, metteremo a ferro e fuoco l'intera Galar. E non avrai altro modo di fermarci che stare alle nostre nobili calcagna. Come si conviene a delle celebrità. E con questo, goodbye! Fermi! Quindi siete voi gli artefici di tutto questo scompiglio? Impulsivo come al solito. Hop, sta calmo. Ma se non li seguiamo, quei due spariranno di nuovo chissà dove. E se fosse una trappola? Meglio non essere precipitosi. Ma... E va bene, ho capito. Così mi piaci. E vedi di restare calmo così, ok? Abbiamo sentito tutto ciò che hanno detto quei due. Non ci sono più dubbi. Sono loro i responsabili di questa Dynamaxizzazione selvaggia. E non hanno nemmeno la minima intenzione di smettere, a quanto pare. Non la faranno franca. Assolutamente. Qui non si tratta più semplicemente di recuperare la spada rovinata. Link, Ginepro, dobbiamo fermarli a tutti i costi. Va bene. Quindi ora dobbiamo vedere qual è il prossimo punto che andranno ad attaccare quei due idioti. Ah, eccoti, Link! Le cose si mettono male. Che succede? Proprio quando cominciavo a tirare un sospiro di sollievo perché la situazione a Tarfield si era stabilizzata, ecco che negli stadi di Kilford e Steamington i livelli di particelle Galar schizzano alle stelle. Comunque, racconta, cos'è successo dello stadio di Tarfield? Racconti fedelmente com'è andata. Che? Un Pokémon Dynamaxizzato ha seminato il panico? Ah, dice che tutto questo è opera del Baldo Duo?
Ah, Sonia! Oppe, Ginepro? Come mai sei qui? Non dovresti essere a Spikeville? Che c'è di strano? Sono un ex capo palestra io, posso andare dove mi pare. Piuttosto, hai detto che il Dynamax sta creando problemi anche in altri stadi? Sì, i rilevatori hanno registrato gli stessi valori anche in altre città. Sono preoccupato per Mary, spero che stia bene. A Spikeville dovrebbe essere tutto tranquillo. Però il reputifero sembra essere scoppiato solo a Keyfold e Steamington. Ah, capisco. Non posso starmene a guardare mentre qualcuno fa dynamaxizzare i Pokémon secondo i propri capricci. Giusto, Link? Ben detto. Questa è la risposta che mi aspetto da un campione. Lasciate pure a me il compito di scovarli. Raccoglierò in rete informazioni sui loro avvistamenti. Non sarà difficile stanarli. Ok, quindi lasciamo il compito di rintracciarli a... Sonia, giusto? Noi invece corriamo a ristabilire la calma negli stadi di Keyfold e Steamington. Giusto, quindi... Subitissimo voliamo a Keyfold, non perdiamo altro tempo. Quindi se la mia deduzione è esatta, quei due stanno cercando di far dynamaxizzare i Pokémon nei punti dove ci sono i centri energetici per far sì che Zacian e Zamazenta, trovando un Pokémon che difficilmente può essere battuto da un allenatore qualunque, appaiano loro in soccorso. E avendo appunto la spada di Zacian, sarà molto più facile per loro far avverare tutto ciò. Fermi lì ragazzi, è pericoloso stare qui. Sì, sì, lo sappiamo. Piuttosto, stanno tutti bene? Sì, abbiamo appena fatto evacuare tutti. Certo che più vi guardo e più mi chiedo come avete fatto a finire insieme. Che c'entra? Abbiamo ben altro a cui pensare adesso. Siamo venuti a dare una mano. In effetti ci farebbe davvero comodo una mano. Quel Pokémon dynamaxizzato è incontenibile. Non so bene come fare per calmarlo. Mi sento più tranquilla se ci siete anche voi al mio fianco. Forza, andiamo! Però mi chiedo perché a Steamington ci sia bisogno di noi. Voglio dire, Kabu è un allenatore con i contro tutti, voglio dire. Ce l'ha le Pokéball belle grandi. Insomma, è un allenatore di tutto rispetto. Vai, Hope! Perché dai un attacco? È in parte acqua, no? Fallo un attacco d'erba, mannaggia a te, Hope. Vabbè, comunque sì, l'hanno fatto a posto così. Ragazzi, siete stati mitici. Grazie al vostro aiuto nessuno si è fatto male, tutto è tornato alla normalità. Terrò Pokémon qui nello stadio finché non si sarà completamente ripreso. E Link, se mai avessi bisogno di aiuto in futuro, non esitare a chiamarmi. E la card rara di azzurra! Grazie ancora per quello che avete fatto oggi. Alla prossima! Ebbene, quindi ora andiamo a Steamington! Ovviamente, se andavamo prima a Steamington, loro erano qui a Keyfold. Ma siccome siamo andati prima a Keyfold, loro sono qui a Steamington. Oppure, non ci sono per niente, il che sarebbe... più giusto. Oh, guarda chi c'è, Link, il nostro campione. E ci sono anche Ginepro e Hope. Kabu, ti ricordi di me? Ma certo, è difficile dimenticarsi di allenatori capaci come voi. Sono pure venuto a salutarvi quando avete superato brillantemente la sfida delle palestre. Scusate, ma non mi pare proprio il momento di scambiarsi convenevoli. Già, in effetti qui allo stadio la situazione è un po' complicata. Sì, sì, lo sappiamo, Pokémon fuori controllo, Dynamax, eccetera, eccetera. Oh, beh, perfetto. Capitate proprio a fagiolo. Quel Pokémon ha una forza spropositata. Affrontarlo da solo sarebbe un po' dura. Ma con il vostro aiuto potremmo finalmente fare terra bruciata di tutti i nostri problemi. Andiamo allora. Torkoal. Sì, il fumo sulla sua testa comunque si muove sempre... a 3 frame. Andato. Insomma, piuttosto facile, eh. Un colpo ciascuno abbiamo fatto e via. Anche Torkoal è sistemato. In un modo o nell'altro siamo riusciti a estinguere quel pazzo incendio chiamato Dynamax. Ospiterò per un po' il Pokémon qui nello stadio. Ha bisogno di riposare, poverino. Ah, Link.
Se serve una mano, non esitare a contattarmi. Ecco la mia card Lega Pokémon, quella rara. Grazie. Quindi dobbiamo farci tutte quante le palestre? E ora, immagino che il dovere vi chiami, vero? Andate pure, baldi giovani, buona fortuna. Hop 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 hop. Oh, il rilevatore. Ah, Link, lo smart rotom sta suonando o sbaglio? Link, abbiamo un problema. Quegli tizi strani sono al laboratorio. Cosa? Stai bene tu? Per adesso stanno solo cercando di spingermi a dargli le sue stelle. Presto, venite. Le cose potrebbero mettersi male. Che vorranno fare con le sue stelle, quei due? Presto. Dobbiamo andare ad aiutare Sonia a recuperare la spada rovinata. Link, corriamo al laboratorio Pokémon! Quel ragazzo, beh, una volta che riflettesse prima di agire. È tutto coraggio e niente strategia. Ma allora si va al laboratorio Pokémon? Ormai ci sono dentro. Suppongo che dovrò finire l'opera. E secondo me bisognerà anche andare a Spikeville a questo punto. Eccomi Sonia, sono arrivato anch'io. Sappiamo che le sue stelle del Presidente Rosso sono custodite in questo luogo. Del resto, noi celebrità siamo dotati di un infallibile sesto senso. Cosa ne volete sapere voi, plebaglia? Certe preziosità non vi competono. Consegnatele a chi le merita di diritto, e cioè a noi, ovviamente. Le desio stelle non hanno nulla a che vedere con le celebrità. Non so bene come facciate ad avere queste informazioni, ma una cosa è certa. Le desio stelle potete continuare a sognarvele di notte, perché io non ve le darò mai. Precisamente. Gente come voi non è conscia del valore delle sue stelle e non ha diritto di possederle. Acider Baldina. Che si fa, fratellino? Eh già, fratellone. Questi due ci stanno creando problemi su problemi. Ehi, farabutti! Al massimo siete voi a creare problemi a Sonia e alla professoressa. Hop! Non vi perdonerò per aver fatto dynamaxizzare selvaggiamente i Pokémon. E poi, dovete anche ridarci la spada rovinata. Sapevamo che recandoci qui avremmo avuto l'onore di incontrare il campione. Peccato però che si ostina a trascinarsi dietro quel perdente. Potremmo nuovamente fargli lo spiacevole favore di umiliarlo, non trovi? Ah, non stargli a sentire, Hop. Sonia ha ragione. Sei stato sconfitto? Ok, ma mica devi perderti d'animo. Sì. Tira fuori la grinta. Hai ragione, Link. Prima cosa buttiamo questi pagliacci fuori di qui. Pagliacci? Quale impudenza? Fratellone, sono profondamente offeso. Nessuno può rivolgersi a noi con un tono simile. Men che mai degli infimi plebei. Assolutamente, assolutissimamente. Questo è il punto della sfida, il duello si impone. E questa volta schiereremo i nostri Pokémon più potenti. C'è anche il cambio di voce, no? Perché passano dal lato giocoso al lato più oscuro. Bene, allora facciamo Overdrive! Che è super efficace su Golisopod e normale su Bronzong, ma è molto più forte perché, lo ripeto, ogni volta che lo uso, grazie appunto all'abilità che aumenta la potenza delle mosse che usano il suono. Beh, insomma, non sono troppo forti alla fin fine. Bronzong, oddio, se portavo tappo davanti già avevamo finito. Ancora Overdrive, ovviamente, doppio calcio, buono, buono. Oh, ma Dabwool è forte, eh? Ci picchia lui. Difesa e attacco, non sente ragione. Fa danni ovunque. Oh, Bronzong un brutto colpo e Bisharp no, interessante. Non sapevo che un attacco che colpisce aria potesse fare brutto colpo su un Pokémon. E beh, buono. Dublade, oh, Dublade. Eccola là. Ah, ci picchia. Ovviamente se i leggendari sono tipo acciaio, loro anche hanno Pokémon acciaio. E anche Dabwool va a tarpeto. Vabbè, metti Rillaboom. Corviknight, bravo.
Facciamo una cosa piuttosto veloce. Bene. A questo punto rimane solo un Pokémon anche a Scudo Baldo. E Baldeai a vuoto. Schiantati a terra e perdi un po' di vita. Se proprio vuoi. Se non vuoi, meglio che di no. Allora, palla infuocata su Klinklang e facciamola finita. Ah, fratellone, che rabbia incommensurabile! Yaru! Ci deve essere stato un errore. Konno. Vedi, Konno Yaro? Sono due parole, però prima viene Yaro e poi Konno, perché io sono Scudo e quindi sapete com'è. Ah, ce l'ho fatta, vi ho battuto! Non hai fatto nulla! Inaudito, i nostri Pokémon eccessivamente allenati hanno avuto la peggio! Avete lottato egregiamente, è innegabile. Ma siete usciti vincitori solo perché avete deciso di unire le forze? Facile vincere quando si lotta in due, non è vero? In realtà avete unito le forze pure voi. Dateci subito la spada rovinata e smettete di far scatenare i Pokémon! Scusate, posso permettermi? No, lei no, lei è cattiva! Perdonate l'intromissione. Attenta, quei due sono pericolosi! Lei è cattiva! Eccola, la nostra infiltrata speciale. Ottimo lavoro. Allora, sei riuscito a recuperare le sue stelle? Naturalmente, grazie alla vostra opera di distrazione ho potuto agire indisturbata. Dannata! Ma che diamine! Quelle dei suoi stelle devono stare nel laboratorio! Oh cielo, ci ha ingannati! Proprio così. Continuate pure a bere l'amaro succo della sconfitta. Noi intanto brindiamo al trionfo. La sfida di poco fa era solo un diversivo. In realtà avevamo già vinto ancora prima di lottare. E ora con il vostro permesso ci congediamo. Goodbye! Ehi, fermatevi! Perché l'hai fatto? Professoressa Sonia, perdono. Mi hai ingannata fin dall'inizio. Ho dovuto farlo per il bene della nostra missione. Ossia, riportare il sangue reale sul trono della regione di Galar. Sonia, non ti mettere a piangere, dai. No, no, Sonia. No, poverina. Lei si fida. Guardami, Sonia, ti prego. Niente, le piante. Niente. Nonnina, valla a consolare, su. Ah, va bene, usciamo.